a Netcom, a Roberto Liscia, a Luisa Piazza e a tutte le altre persone che si sono sedute attorno a un tavolo circa un anno fa, quando è iniziato a prendere corpo quest'idea di un primo codice di autoregolamentazione. È un po' difficile condensare in 15 minuti il lavoro di un anno, e anche visto che sono le 6 cercherò di essere telegrafico. La parte più facile di questo lavoro è stata quella di mettere a disposizione di Netcom e delle società che hanno aderito a questo codice la nostra esperienza come avvocati in materia di pubblicità ingannevole, di pratiche commerciali scorrette, ma questa è stata, direi, la parte per noi più ovvia, più scontata, più, non dico banale, ma evidente. La parte più difficile è stato questo faticosissimo lavoro di mediazione, di mediazione fra le posizioni delle varie società che erano spesso portatrici di interessi non sempre allineati, e questa è stata veramente una grandissima esperienza dal punto di vista umano innanzitutto, ma anche professionale, di cui siamo estremamente in debito nei confronti di Roberto. Io parlerò brevemente, ma non vorrei parlare di tematiche legali, su queste vi intratterrà in modo altrettanto sintetico l'avvocato Zollino. Io vorrei parlare più delle idee che stanno dietro le problematiche legali. Mi piacerebbe partire da quelle che sono le ragioni che vanno contro l'autoregolamentazione, che sono ancora molto forti e sono molto diffuse nella società. Questo signore lo conoscete sicuramente tutti, Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, campione del pensiero del libero mercato, di un'economia senza legami e legacci, famosa una sua frase pronunciata nel 1970, che diceva: "The business of business is business", cioè le società devono unicamente perseguire gli interessi economici dei propri azionisti. Questo è un pensiero evidentemente ostile ideologicamente al principio della regolamentazione e quindi anche dell'autoregolamentazione. Sono passati vari anni e questi due signori, probabilmente molti di voi non diranno, le fotografie almeno non diranno un granché, in realtà sono due pensatori, due maestri del pensiero, direi senza timore di sopravvalutarli. Michael Porter è un professore della Harvard Business School e ha introdotto una variante al pensiero di Milton Friedman, dicendo che the business of business is responsible business, cioè dietro questa idea c'è che è una parola di relazione duratura con i consumatori, ad esempio, è emersa a varie riprese nella giornata di oggi. Non si crea una durable shareholder value senza tener conto del fascio di relazioni tra la molteplicità di questa categoria di cui va sempre più parlando, ma che è una categoria che trae le proprie origini dal lavoro del signore che sta sotto, che nessuno, forse un pochi di voi conoscono, che in realtà è un pensatore molto originale, l'inventore del concetto di stakeholder. Edward Freeman, professore dell'Università della Virginia, ha scritto questo libro importantissimo, Strategic Management, A Stakeholder Approach, dove si dice che la principale responsabilità di un dirigente is to create as much value for stakeholders as possible. Quindi si parla di responsible business e di stakeholders, e questi due pensatori hanno poi, diciamo, sono i progenitori di un concetto di cui oggi si parla molto e che è proprio alla base, alla radice del concetto stesso di autoregolamentazione, ed è quello di Corporate Social Responsibility o CSR. L'idea è molto semplice, anche oggi emersa: dietro c'è se si vuole individuare una corporate social performance, questa ha un effetto causale rispetto
a quella che viene definita dagli economisti come corporate financial performance. Doing good to do well, questa diciamo banale pensiero si racchiude l'ideologia che sta dietro la CSR. Ci sono quattro categorie di benefici, sto ovviamente semplificando, se no si potrebbe parlare per delle giornate, delle settimane. Riduzione dei costi e dei rischi, aumento del vantaggio competitivo, sviluppo reputazionale di cui si è parlato prima e percezione sul mercato, quella che gli anglosassoni chiamano reputation and legitimacy, e mediazione tra interessi e creazione di sinergie e di valori. Quindi l'outcome deve essere, come si usa dire, win-win. La Commissione europea più di dieci anni fa ha pubblicato un libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese. Vorrei leggervi soltanto una frase velocissima, considerando il paragrafo 51 di questo documento, che è ancora estremamente attuale. Nel quadro della loro responsabilità sociale ci si aspetta che le imprese siano in grado di fornire in modo efficace e rispettando criteri etici prodotti e servizi di cui i consumatori hanno bisogno e che desiderano. Le imprese che stringono rapporti durevoli con i clienti, concentrando l'insieme della loro organizzazione sulla comprensione delle loro aspettative, fornendo loro una qualità, una sicurezza, un'affidabilità e un servizio superiore, genereranno probabilmente maggiori profitti. In conclusione, da qua il passo ai codici di autoregolamentazione, alla spinta etica che sta dietro questi codici è molto breve. I codici di autoregolamentazione sono previsti dalla normativa europea, sono citate in questa slide la norma rilevante della direttiva 2005/29 della Comunità Europea e dal diritto nazionale, l'articolo 27 bis del codice dei consumatori. L'articolo 11 della direttiva prevede che la presente direttiva non esclude il controllo che gli Stati membri possono incoraggiare delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici. Una parola di conclusione, il ruolo dei codici, e di questo si è parlato a lungo nel corso di questo anno di gestazione, è complementare e non è esclusivo rispetto a quello degli ordinamenti statuali e delle istituzioni. Non ci poniamo in concorrenza, in altre parole, con l'antitrust, è un ruolo sussidiario, complementare e di dialogo, evidentemente. Passo la parola alla collega che vi parlerà un po' di più del lavoro del codice. Buonasera innanzitutto. Allora, il primo codice di autoregolamentazione di Netcom, che con tanta fatica ma anche con tanta passione abbiamo redatto tutti insieme, ha un oggetto molto specifico perché riguarda le modalità di comunicazione e pubblicizzazione delle offerte di sconti e risparmi. Stabilisce in estrema sintesi quali informazioni il merchant deve fornire quando effettua una comparazione tra prezzi, le modalità con cui e i livelli di navigazione a cui tali informazioni devono essere fornite e quando e a quali condizioni il merchant può pubblicizzare offerte di sconti o risparmi. In altri termini, disciplina le modalità di comunicazione e di prospettazione del vantaggio economico dell'offerta di cui si parlava prima. E sembra lecito chiedersi come mai proprio questo sia stato l'oggetto del primo codice di autoregolamentazione di Netcom, ma la risposta è semplice ed è venuta fuori anche prima durante il dibattito. Il vantaggio economico costituisce, almeno in Italia ancora, l'elemento determinante della scelta di acquistare online. Come dimostrano gli studi statistici in materia, l'e-commerce Consumer Behavior Report del 2012, indagine condotta da Contact Lab in collaborazione con Netcom, ha fatto emergere che per l'89% dei rispondenti, un campione di 25.000 utenti, il vantaggio economico costituisce la principale ragione per cui acquistano in internet. Acquisto in internet perché ho un vantaggio economico. Il 92% dello stesso campione rappresentativo addirittura sostiene che la sua propensione ad acquistare in internet aumenterebbe se potessero trovare offerte migliori, se potessero acquistare a prezzi più convenienti.
È chiaro quindi che il vantaggio economico, da un lato è diventato anche un elemento di criticità e di attenzione delle autorità, dall'altro è stato visto da Netcom proprio come un elemento che più di tutti gli altri, prima di tutti gli altri, necessitava di trasparenza, di chiarezza e di veridicità. Da intendere, come diceva prima la dottoressa Piazza, nel senso di documentabilità per il consumatore. E lo scopo del codice che è stato adottato ai sensi dell'articolo 27 bis del codice del consumo, quindi con l'obiettivo di evitare la commissione di pratiche commerciali scorrette, in particolare di quelle di cui agli articoli della direttiva e del codice del consumo indicati nella slide, lo scopo è quello di evitare quindi che mediante azioni o omissioni informative o il consumatore sia tratto in inganno in relazione alla esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo, come recitano quelle norme, ossia possa basare la sua decisione commerciale su un vantaggio economico effimero, su un vantaggio economico prospettato, ma che non corrisponde poi a quello effettivo, a quello reale. Nel creare le regole del codice abbiamo preso come riferimento, ponendosi il codice, come diceva prima il collega, ovviamente non in sostituzione della normativa, ma come è proprio tutti i codici di autoregolamentazione nell'alveo della normativa stessa, innanzitutto le linee guida che in materia di pratiche commerciali scorrette ha pubblicato la Commissione europea nel 2009, linee guida che dedicano un'apposita sezione proprio alla comparazione dei prezzi e in particolare all'uso nella comparazione del recommended retail price. Abbiamo assunto come riferimento anche le linee guida pubblicate da alcune autorità straniere, per esempio quella finnica, quella danese, in particolare quella britannica, che nel 2010 ha condotto un'indagine scientifica veramente molto interessante proprio sulle pratiche commerciali che hanno ad oggetto i prezzi, indagando qual è la reazione del consumatore di fronte in presenza della pratica commerciale corretta o scorretta, e ha dimostrato scientificamente che effettivamente l'influenza della pratica commerciale scorretta relativamente al vantaggio economico, al prezzo, sul comportamento del consumatore è notevole. Ovviamente abbiamo preso come punto di riferimento i provvedimenti della GCM in materia, studiandoli in profondità per capire non soltanto le indicazioni repressive più evidenti, ma anche le indicazioni di sviluppo del settore che ovviamente questi provvedimenti contengono. Il codice detta alcune regole, ma la cosa più importante, come sottolineava prima anche la dottoressa Piazza, è che non si tratta di principi, ecco, questa è una cosa importante da dire. Il codice contiene degli impegni, cioè i consorziati di Netcom che aderiscono al codice si impegnano, si obbligano, per usare una parola ancora più forte, a tenere determinati comportamenti e a subire le sanzioni nel caso in cui violino le regole del codice. Le regole sono semplici. La comparazione può essere effettuata solo quando i prodotti o i servizi i cui prezzi sono oggetto di comparazione sono omogenei e quando è possibile individuare un prezzo di riferimento che sia oggettivo e verificabile. Quando la comparazione è possibile, il merchant deve fornire determinate informazioni sul sito ed il codice va appunto oltre la semplice regola perché dice quali devono essere queste informazioni e come devono essere fornite, addirittura dove nel sito, che è caratterizzato da diversi livelli di navigazione, devono essere date, fornendo anche degli esempi concreti che a noi sono sembrati adeguati. Il prezzo di riferimento deve essere indicato a che cosa quel prezzo di riferimento corrisponde, ma soprattutto il merchant deve poter documentare che quello che dice è vero, cioè che il prezzo di riferimento che indica è ciò che dice, il prezzo di riferimento che indica è effettivamente o meglio che la spiegazione che dà del prezzo di riferimento è una spiegazione veritiera. Se poi il merchant vuole andare oltre, cioè nella pubblicizzazione della sua offerta, vuole utilizzare concetti di sconto e risparmio o concetti similari, quindi non vuole limitarsi a enfatizzare la convenienza economica dell'offerta, ma la vuole quantificare in termini assoluti o percentuali,
Allora è necessario non solo indicare il prezzo pieno di riferimento, non solo spiegare a che cosa corrisponde, ma che quel prezzo pieno di riferimento sia un prezzo effettivo di mercato, sia il prezzo di mercato del prodotto o del servizio, cioè un prezzo su cui un prezzo che è stato praticato in un numero significativo di transazioni dallo stesso merchant o da terzi per un considerevole lasso di tempo, e di questa effettività deve essere in grado di fornire la prova, cioè questa effettività deve essere documentabile. Il codice prevede poi, come diceva la dottoressa Piazza, un organismo di controllo, una sorta di collegio di saggi, di provi viri, che controllerà, vigilerà sull'applicazione del codice, a cui perverranno le segnalazioni di eventuali violazioni e che comminerà, qualora accerti la violazione, le sanzioni che arrivano addirittura sino alla esclusione da NetCom, proprio perché, come si diceva prima, chi si comporta bene può restare, chi si comporta male, tra virgolette, subisce la sanzione in questo senso, una sanzione che più di quella economica è una sanzione morale, possiamo dire, etica, visto che questo è il tema del convegno. L'obiettivo che così si vuole raggiungere con questo codice, con gli altri codici che verranno, è l'attivazione spontanea di quel circolo virtuoso che poi costituisce la ratio anche della normativa comunitaria in materia di commercio elettronico, maggiore conformità alle norme, che si traduce in maggiore trasparenza, che si traduce in un aumento dell'e-confidence, della fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, e quindi anche nello sviluppo del commercio elettronico stesso, per una relazione fra digitale, fra l'impresa e i consumatori, che sia appunto etica. Grazie.